on the man, get the cash when I can, got a pint for the low in the bag, and I'm saying some dope, I shout it. Bella a tutti ragazzi, bentornati sul mio canale. Anche oggi siamo su Elden Ring e andiamo a vedere una quest che possiamo continuare dopo il combattimento con Godric, esplorando tutta Liurna. Sono arrivato in un punto dove ho trovato il proseguo della quest di Yura. Vi ricordo che Yura è il personaggio che incontriamo anche a Sepolcride sotto quelle rovine fatte ad arco e ci parla del drago. La quest continua anche quando arriviamo a Liurna, solo trovando una piccola indicazione sul ponte in cui mi trovo. Prima di vedere tutto, come attivarla e cosa c'è da fare per continuare con la missione del nostro NPC, vi ricordo di iscrivervi al mio canale per rimanere sempre aggiornato con tutte le guide che porterò da qui in avanti sempre su Elden Ring. Vi ricordo anche che abbiamo un bellissimo server molto attivo e molto popolato, si chiama Elden Ring Italia, trovate in descrizione i link per unirvi sia al server di Discord sia al gruppo Facebook che comprende utenti PC, Xbox e PlayStation, quindi qualsiasi piattaforma utilizziate potete unirvi e trovare altri giocatori con cui condividere le vostre esperienze e giocare in cooperativa. Ora andiamo a vedere come fare per attivare la quest di Yura. Prima di poter arrivare a completare la seconda parte della missione, naturalmente dovremo aver già concluso la prima, che si trova a Sepolcride. Se guardate nella mia playlist sicuramente troverete il punto in cui bisogna andare per essere invasi dal nemico e venire aiutati dal nostro Yura nello sconfiggerlo. Quindi una volta che lo avremo fatto potremo venire in questa zona e trovare la macchia di sangue di cui vi parlavo prima, che era l'indizio di cui vi parlavo prima, per poter proseguire. Quindi ora andiamo a vedere dove trovarla e contro chi dovremo aiutare Yura. Come vi dicevo, dovremo spawnarci vicino all'Accademia e andare verso questo sigillo, oltrepassarlo, e una volta che saremo arrivati davanti alla prima caduta che rompe il ponte, diciamo, troveremo questo sigillo che ci farà teletrasportare in aiuto a Yura. Qui dovremo fare molta attenzione perché il nemico sta già combattendo contro Yura, quindi se vogliamo continuare la quest in futuro dovremo a tutti i costi salvarlo, quindi non dovremo lasciare che Yura perda la vita in questo scontro, altrimenti la missione non sarà più proseguibile e perderemo il loot di questa. Il nemico che affronteremo è un nemico come quello iniziale del primo step della quest che avevamo già incontrato, quindi ci darà una barra di sanguinamento, quindi state attenti, però d'altro canto ci darà anche un bel loot perché avremo a disposizione una saetta runica. Parlando poi sempre sul ponte, sempre con l'NPC, scopriamo che avremo ancora a che fare con lui. Proprio per questo prima vi dicevo di non morire, perché dovremo andare a sconfiggere il guerriero più nobile e più pericoloso, secondo Yura, che si chiama Eleonora. Quindi ragazzi, come avete visto, la quest non è difficilissima, la cosa più importante è che l'NPC non muoia assolutamente per poterla poi proseguire più avanti. Come vi ho detto, il primo step va fatto a Sepolcride, vi lascio il link del video in questione nei commenti, così se non l'avete ancora completato riuscirete a trovare dove andare a combattere il primo dito torto. Io come al solito vi ringrazio, vi voglio solo dire di iscrivervi al canale nel caso non l'abbiate ancora fatto per rimanere aggiornati
visto che questa quest continuerà, sicuramente porterò anche il proseguo. Appena ci arrivo più avanti, il tempo è un po' quello che è, sia per giocare che per fare video, per lavorare, perché non è il mio lavoro primario. Quindi vi ricordo anche del server Discord di Elden Ring Italia, dove potete trovare tantissima gente con cui condividere le vostre esperienze, giocare insieme e anche farvi aiutare in cooperativa se ne avete bisogno. Il gruppo Facebook di Elden Ring Italia, dove trovare sempre altri giocatori, notizie e quant'altro per rimanere sempre aggiornati sul gioco. Io vi saluto e ci vediamo con il prossimo video la prossima volta. Ciao ciao!